Ciao a tutti, sono Liliana Jaramillo. Oggi in questo video vedremo come fare un deodorante fai da te per scarpe e piedi puzzolenti. Vi racconto che questa situazione l'ho vissuta con mio figlio, perché mio figlio grande gioca a calcio, fa judo, esce con la bici, fa tantissimo sport. Ma quando arriva a casa e si toglie le scarpe, mamma mia, come dite voi, io non ce la faccio, di questa puzza orribile, orrenda, di piedi e di scarpe. Quindi ho voluto fare una ricetta per risolvere questo problema. Vediamo come si fa. Per questa ricetta useremo l'alcol che vendono in farmacia, anche la pietra di allume di potassio, perché non sa cos'è, è una pietra che è un antibatterico naturale. Per questo motivo una delle sue principali proprietà è quella di essere un perfetto deodorante naturale, che non si limita come gli altri deodoranti sintetici che vendono in commercio a coprire l'odore o a impedire la sudorazione fisiologica, ma va a agire contro i batteri o i funghi che sono causanti del cattivo odore dei piedi. Useremo anche i semi di lino e lo zucchero, perché dobbiamo fare il gel dei semi di lino, perché in genere le persone che soffrono di cattivo odore o anche del piede d'atleta, come si chiama questo problema del cattivo odore nei piedi, hanno la pelle molto rovinata e molto secca. Quindi faremo il nostro gel di semi di lino, useremo anche una bottiglietta di plastica e l'acqua filtrata. Metteremo una tazza di acqua filtrata in un pentolino. Facciamo bollire l'acqua e dopo mettiamo 2 cucchiaini di zucchero di canna. Lo zucchero si scioglierà e formerà un po' di caramello. Dobbiamo girare in continuazione. Aggiungiamo 3 cucchiai di semi di lino e dopo giriamo bene per almeno 6-7 minuti. I semi di lino cominceranno a buttare, grazie al caldo, una specie di gel. Guardate come inizia a cambiare la consistenza. Dopo spegniamo la fiamma e facciamo raffreddare per 10 a 15 minuti. Adesso togliamo tutta la fibra con un colino. Qui bisogna avere un po' di pazienza, perché bisogna fare con un cucchiaio, girare, schiacciare in modo che tutto il gel esca, per dopo metterlo nel nostro barattolino. Una volta abbiamo fatto il nostro gel di semi di lino, riempiamo la bottiglietta lasciando praticamente un quarto di bottiglietta vuoto per mettere gli altri ingredienti. Dopo prendiamo la pietra di allume e la grattugiamo per farla diventare polvere. Io ho cercato di trovare questa pietra in polvere in farmacia, ma non c'era. Io so che la vendono, però in questo caso non c'era, quindi ho dovuto comprare così e sono riuscita a grattugiarla per farla diventare polvere, per dopo metterla nella nostra bottiglietta. Grattugiate un bel po', ovviamente più quantità di allume c'è, il nostro deodorante sarà più potente. Adesso che ho finito di grattugiare l'allume, mi aiuto con un cucchiaino piccolo per mettere tutta la polvere dentro la nostra bottiglietta.
Per finire aggiungiamo l'alcol, più o meno un quarto, quel quarto di bottiglietta che rimane vuoto lo riempiamo con l'alcol e niente, chiudiamo la bottiglietta e abbiamo finito. Bisogna agitare molto bene prima dell'uso e vi consiglio anche che prima di usare questo deodorante per un effetto ancora più potente, lavatevi i piedi con acqua e aceto di mele e dopo asciugateli bene anche con il fono, così non rimarrà nessuna umidità per dopo usare questo deodorante. Per oggi è tutto amici, fatemi sapere che questo video vi è piaciuto con un pollice in su, così faccio tanti altri video come questi, condividetelo, iscrivetevi al mio canale. E vi ricordo che tutti i miei libri ci sono nelle librerie anche online. Ci vediamo alla prossima, adios amigos!